Buon sabato 11 giugno, benvenuti a Mattino 6, la quotidiana rassegna stampa della nostra redazione giornalistica. Iniziamo subito dai giornali regionali, dalle prime pagine, partiamo dal centro. Pescara in A, il giorno dell'apoteosi, è il titolo della prima pagina dell'edizione di Pescara. Stasera dalle ore 18 la passerella di Oddo e dei suoi ragazzi per le vie della città con il pullman scoperto. Nello speciale interno i protagonisti della promozione e le trattative per rinforzare la squadra. E poi nelle cronache, in via Sacco nasce una casa per ospitare i papà separati, si chiama Angelo Custode, è una casa per papà feriti in via Sacco e della struttura della Caritas destinata ad ospitare i padri e mariti che si sono separati. A Montesilvano arrestato senza biglietto Malmena il controllore, a Pescara rapina da 400 euro, pistola in pugno dall'assalto alla tabaccheria. E poi bus pericolosi, così si sciopera, scarsa manutenzione, autisti tua verso 24 ore di protesta. Andiamo a vedere anche sotto la testata del centro, il 1 agosto a Pescara, Astrid del Belgio per i figli d'Abruzzo morti nella tragedia di Marcinelle. Ancora in un ospizio, botte a pazienti, infermiera va sotto processo, stata rinviata a giudizio per le botte a 3 pazienti di una casa di riposo. Nello spazio dedicato alle idee, un paese senza più prospettive di Giorgio Boatti e poi una destra costretta a cambiare di Bruno Manfellotto. Nel taglio basso troviamo il Buongiorno Abruzzo firmato da Antonio De Frenza, se un infermiere ti allunga la vita, questo è il titolo dell'articolo. Andiamo avanti. Sulla pagina di Chieti Lanciano Vasto, esami impossibili all'ospedale, l'apertura, lista d'attesa, Cerulli, cittadinanza attiva alla ASL di Chieti, è illegale lo sbarramento delle visite, il caso di radiologia, lavora per 4-5 accertamenti al giorno ma poi ricorre agli straordinari. E poi nella fotonotizia l'incidente ieri sulla A14 tra Vasto Sud e Vasto Nord, auto travolta, illesi 3 calciatori del Lanciano Berretti. Si tratta di 3 ragazzi di 23 anni, giocatori appunto del Lanciano Berretti, che sono usciti illesi all'alba di ieri da un incidente sull'autostrada. Un tir ha travolto la loro auto ferma sulla corsia d'emergenza, poi il mezzo pesante è andato a fuoco e l'auto è finita nei campi. Nelle cronache, ballottaggio, i 5 Stelle né con Menna né con Desiati, si parla ovviamente delle elezioni a Vasto, il Movimento 5 Stelle rigetta l'offerta del centrosinistra per la presidenza del Consiglio, niente accordi, i voti sono dei cittadini. A Lanciano trattative in stallo, la Paolucci tentata a non fare alleanze. Ad Ortona, l'impianto al porto, deposito GPL, il no del sindaco non ci basta. E poi nello sport, il Lanciano in Lega Pro, Imaio al bivio, grande squadra o basso profilo. Sotto la fotonotizia, rubavano auto, 2 arrestati, Lanciano recuperata la refurtiva per un valore di 110.000 euro. Andiamo nel taglio alto, accanto alla notizia che riguarda Astrid del Belgio e i morti abruzzesi di Marcinelle, poi c'è un'altra notizia invece che riguarda il lavoro, il tessile in crisi nella Terra d'Oro di Gaspari. La notizia arriva da Gissi, dopo la Golden Lady il pantalonificio d'Abruzzo chiude, il settore tessile voluto dal ministro Remo Gaspari fugge dalla Valsinello, oltre 500 operai a casa. Andiamo avanti ancora con la lettura del centro e passiamo adesso alla prima pagina dell'edizione di Teramo. Violenza a una 17enne disabile, sono 2 gli arresti. Teramani di Martinsicuro e Civitella di 62 e 51 anni accusati di aver abusato della ragazza ad Ascoli. La minorenne invia loro foto di sé nuda su WhatsApp, il padre la scopre e scatta l'inchiesta. E poi a centropagina Roseto verso il ballottaggio con la foto di Rosaria Ciancaglione e Degno Pavone, il sindaco uscente, trattative tra Pavone e Ciancaglione, l'accordo però non c'è. Si sono incontrati ieri per discutere di un possibile apparentamento al ballottaggio, l'accordo ancora non c'è, si attende la mossa del Partito Democratico, che è l'altro, diciamo, competitor di Ennio Pavone al ballottaggio con Sabatino Di Girolamo.
di spalla nelle cronache. Lavori da domani in Teramo, nuova rotonda chiude Ponte San Francesco, saranno 4 giorni da bollino nero per il traffico cittadino da domani a mercoledì. Per i lavori della nuova rotonda chiudono Ponte San Francesco e via San Martino. E poi Sant'Egidio rivende auto rubate, 5 anni di carcere. A Giulianova sul Tordino, ponte ciclabile imbrattato dai vandali. E sotto la fotonotizia i temi del lavoro, altri a 20 ore di sciopero decise per la chiusura dell'azienda sull'integrativo aziendale. Andiamo nel taglio alto. Dopo la nomina Navarra, il mio parco sarà vivo e fruibile. Il neopresidente del parco Gran Sasso Laga svela le linee guida che lo ispireranno. Ieri c'è stata la presentazione a Teramo nell'ambito di una conferenza stampa tenuta dal presidente della regione, della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che vedete nella fotografia, per quanto riguarda gli interventi contenuti nel master plan per la provincia di Teramo. Andiamo adesso sulla prima pagina del centro edizione L'Aquila Vezzano Sulmona, la truffa degli affitti concordati è il titolo di apertura, chiesto il processo per il manager Napoleone, Europa Risorse e un altro dirigente avrebbero indebitamente ottenuto 130.000 euro per le case dal fondo immobiliare. E poi a centropagina la festa del patrono all'Aquila, la processione di San Massimo sfila in centro storico per la festa del patrono, cerimonie religiose e concerti in piazza Duomo. Domani saranno circa un centinaio le bancarelle che daranno vita alla 12ª edizione della fiera. Nelle cronache a Sulmona, ballottaggio, Di Masci si allea con Forza Italia. Forza Italia sosterrà la candidatura di Bruno Di Masci. L'intesa è arrivata nella notte tra giovedì e ieri al termine di una lunga trattativa con la senatrice Paola Pelino. In L'Aquila, Pagani, picchia e ferisce la mamma, ora in carcere a Sulmona, TAC, risonanza e raggi fermi da 2 mesi. Sotto la fotonotizia, vediamo se riusciamo a riaprire la pagina del centro. Dicevamo sotto la fotonotizia, no a fisioterapisti senza laurea, caso ad Avezzano, la sentenza è del Consiglio di Stato. Nel taglio alto a Tagliacozzo, capitale degli over 65, la popolazione di Tagliacozzo è più anziana rispetto alla media nazionale, gli over 65 sono il 24,8%, questo da uno studio. Andiamo ancora avanti, la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Pescara in ala, festa continua dopo la notte infinita, stasera in piazza della Repubblica l'abbraccio agli eroi biancazzurri, la ricetta di Otto per rimanere al vertice, fondamentale non smantellare questa squadra. E poi oltre lo sport le due facce della regione, l'altro Abruzzo a rischio retrocessione. Quanti Massimo Oddo servirebbero all'Abruzzo per cercare la Serie A o per evitare la retrocessione? In ambiti della vita civile, dall'economia al credito, dalla sanità alle infrastrutture e alle altre realtà sportive, ecco la mappa della regione che non riesce più a vincere. E poi inferno sulla A14, autotravolta dal TIR, tutti salvi, illesi gli occupanti del SUV fermo sulla corsia d'emergenza, il camionista scampa al fuoco, tragedia sfiorata ieri sulla A14 tra i caselli di Vasto Nord e Vasto Sud. E poi Teramo, scatti Arda, una minore, 2 gli arresti, 2 teramani di Martinsicuro e Civitella. Adesso andiamo a vedere sempre sul Messaggero Abruzzo di spalla, quel giovane aviatore adottato da Loreto, storia e memoria, una lapide ricorda Carlo Bonfiglio ucciso dai tedeschi 72 anni fa. E poi nel taglio basso, Avezzano l'arresto, cocaina per la Star TV, un ex corteggiatore della trasmissione televisiva condotta da Maria De Filippi, Uomini e Donne, Francesco Fusarelli, 40 anni, di Luco dei Marsi, è stato arrestato in un'operazione antidroga dalla squadra anticrimine del commissariato di Avezzano, molto conosciuto in tutta la Marsica perché titolare di diverse attività commerciali, è stato trovato in possesso di 30 grammi di cocaina e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Nel taglio alto andiamo a vedere l'Aquila Hot, sesso in strada, ecco la foto che fa il giro del web. Poi Pescara, il mare guarito, analisi ok per Via Muzzi e Fosso Mazzocco. E lo sport e lo spettacolo, Pescara, i giorni di Ironman, corre anche Alex Spargaró, scusate. Ha preso il via ieri con il prologo, il lungo weekend del triathlon, domani la gara principale, un lungo elenco di strade chiuse. Andiamo avanti adesso, leggiamo la prima pagina della Città, il quotidiano della provincia di Teramo. Fanno sesso con una minore disabile, il titolo di apertura. La polizia arresta due cittadini della Val Vibrata che avrebbero adescato la 17enne al karaoke. E poi sotto la testata, nel taglio alto, Roseto al ballottaggio, Pavone cerca l'accordo con Rosaria Ciancaione. E ancora di spalla ad Alba Adriatica, il Gattopardo riapre i battenti dopo 2 anni. A Teramo, finita la tregua in comune, tutti contro tutti. E ancora i dati del Ministero, bimbi abruzzesi obesi e teledipendenti. Sotto la fotonotizia che vedremo fra pochissimo, il master plan continua a lievitare ed Alfonso a Teramo per presentare Navarra al parco. E nel taglio basso, i funerali del camionista, cordoglio ad Atri, l'addio a Guerino Pavone sulle note di Modugno. E arriviamo alla fotonotizia, l'intervista a Luciano Campitelli, presidente del Teramo, che plaude al successo dell'ex pupillo sfuggito, l'APA grande in Serie A. Ovviamente si parla di Gianluca Lapadula. 30 gol in questo campionato di Serie B, uno degli artefici della promozione del Pescara in Serie A. E poi c'è l'articolo di Federico De Carolis, un editoriale dedicato agli europei, Eurodeca, l'europeo incerto. Andiamo adesso avanti con la rassegna stampa, passiamo alla pagina nazionale andando a vedere i titoli dei principali quotidiani italiani. Il Corriere della Sera, timori Brexit, calano le borse, mercati e voto inglese, Milano maglia nera perde il 3,6%, corsa ai beni rifugio, titoli tedeschi ai minimi storici, Berlino, possibili altre uscite, Renzi in Italia referendum per la governabilità. E poi a centropagina l'evento, cerimonia a Parigi e scontri a Marsiglia, per quanto riguarda l'europeo che è iniziato ieri, incidenti e scioperi, la difficile festa del calcio europeo. E poi la malattia di Berlusconi, Berlusconi sarà operato martedì sereno, sono sereno, impegnatevi, dice ai suoi compagni di partito di Forza Italia. Nel taglio basso, meno italiani, è la prima volta da 90 anni. L'Istat, le nascite sotto il mezzo milione, più stranieri in 70.000 si sono trasferiti all'estero. Questa è la fotografia scattata dall'Istat al nostro paese. Andiamo avanti. Sulla Repubblica, Renzi con il no, paese ingovernabile, il fantasma Brexit affonda le borse. Si parla ovviamente anche del referendum di ottobre, patto di stabilità, sanatoria per i comuni, da Vigo a Cantone, corruzione, inutile la tua authority. Questo è un po' il riassunto dello scontro all'interno della magistratura tra da Vigo, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, e Cantone, presidente dell'Authority nazionale anticorruzione. Poi a centropagina, via gli europei, il calcio batte la paura. Esordio della Francia con la vittoria sulla Romania, rischio hooligans. Ci sono stati degli scontri che hanno così un po' macchiato questo inizio di europeo. Andiamo avanti, alla prima pagina del Messaggero. Il rischio Brexit affonda le borse, a Londra cresce il vento anti-Unione Europea, pesa l'incertezza sul voto. Un sondaggio euroscettici avanti, crolla Piazza Affari, meno 3,6%, Berlino avverte, se escono saranno fuori anche dal mercato unico. E poi le riforme, Renzi, ingovernabilità se vincono i no, statali, articolo 18, gelo industriali, tra gli industriali e il ministro Madia. E poi Berlusconi, leader in ospedale, mi affido a Dio e ai medici, nessuna successione in Forza Italia. Andiamo a centropagina, Olimpiadi a Roma, per il comune sono a costo zero, per gli investimenti previsti 2 miliardi di fondi pubblici, ma a carico del tesoro. E poi a centropagina la fotonotizia, Sara, combatterò per darti giustizia. A Roma, l'addio alla giovane bruciata alla Magliana dall'ex, il dolore della madre.
Andiamo ancora avanti, il Fatto Quotidiano, e torniamo allo scontro all'interno della magistratura, anticorruzione per finta, il presidente ANM smonta la propaganda, da Vigo codice appalti inutile e l'ANAC fa poco, non serve alzare le pene se non si sa a chi darle, occorrono infiltrati sotto copertura. A centropagina, panico in borsa per Unicredit, il mega buco delle banche, meno 6,4% a Piazza Affari, 2 mesi di vuoto al vertice dopo la cacciata della di Ghizzoni, questo per quanto riguarda Unicredit e insomma, il mercato di Piazza Affari. Poi il Tempo, il giallo della casa di Giachetti, titolo di apertura ovviamente in pieno clima ballottaggio per quanto riguarda il quotidiano romano, la tenuta del candidato PD e con le foto e le planimetrie dei suoi immobili a Subiaco, il Movimento 5 Stelle accatastamenti bassi per pagare meno tasse, la replica una bufala. E poi centropagina, nei seggi verbali mancanti, proteste e denunce, il racconto di un testimone all'ufficio elettorale, così sono stati fatti i brogli, secondo il quanto riporta il quotidiano Il Tempo. Andiamo avanti, l'unità, le affinità elettive, questo è il titolo di apertura, alleanza contro il centrosinistra dopo i no in Parlamento, unioni civili, migranti e riforme, weekend di mobilitazione per battere Movimento 5 Stelle, Lega e Destre e non riportare nel caos le città, ovviamente si parla dei ballottaggi, la fotografia ritrae l'ex sindaco di Roma Alemanno che insomma, con questo bollino con scritto voto Raggi. E poi il rappresentante della Lega che dice voto Appendino, si tratta di Borghezio. Andiamo avanti, il manifesto. War in progress, su questa bella fotografia di un abbraccio tra il presidente uscente degli Stati Uniti, Barack Obama, e Hillary Clinton, candidata per i democratici alla corsa alla Casa Bianca. Obama ci ripensa e torna ad autorizzare le operazioni militari in Afghanistan, il Nobel per la pace che aveva promesso di archiviare quel capitolo si congeda dalla Casa Bianca, lasciando irrisolta una guerra che dura da 15 anni più che in Vietnam e che passa in eredità da un presidente USA all'altro, reportage da Kabul sul manifesto. E poi le elezioni a Roma, Raggi e Giachetti, caccia al voto di sinistra. Andiamo su Libero, il patrimonio di Silvio fa gola, pensano già all'eredità, così scrive il quotidiano diretto da Vittorio Feltri, il CAV in ospedale getta nel panico lo stuolo di donnine, amici e manutengoli che campano da anni grazie al suo welfare privato, eppure Forza Italia, che non è all'altezza di resistere all'indisponibilità del leader, a meno che... L'intervista a Di Maio poi, sono sconvolto per Berlusconi e i ballottaggi, voglio i voti dei leghisti ma, non, ma con Salvini non ci sono accordi, la malattia del leader azzurro non ci porterà più consensi e Renzi ancora non capisce perché la gente passa dal PD a noi, così uno dei principali rappresentanti del Movimento 5 Stelle, nonché vicepresidente della Camera. Andiamo avanti, la Gazzetta del Mezzogiorno, Londra affossa le borse, pesa la paura di un'uscita dell'Unione Europea da parte della Gran Bretagna, bruciati 174 miliardi, Milano meno 3,6%, Renzi dice riforme decisive, Silvio intanto in clinica. Dice mi affido a Dio e ai medici. E poi c'è una notizia che riguarda l'Ilva di Taranto, sconto da 300 milioni a chi prenderà l'Ilva, avrà anche l'immunità e più tempo per l'AIA. Emiliano, il governatore della regione Puglia, impugneremo il decimo decreto. Andiamo ancora avanti, il Secolo XIX, da Vigo Renzi, nuovo round al convegno di Santa Margherita, il Premier difende Cantone dal numero 1 dell'ANM, dell'Associazione Nazionale Magistrati, il Ministro Madia no agli industriali sull'articolo 18 nel settore pubblico, stretta sui voucher.
Andiamo a vedere anche nel taglio alto, allarme hooligans agli europei, la Francia intanto all'ultimo respiro batte la Romania e l'Italia affronta il rebus attaccanti per la partita di lunedì e per l'avvio dell'Europeo. I funerali a Louisville in 100.000 per dire addio al più grande, la parabola di Mohamed Ali si chiude dove iniziò. Il Gazzettino adesso, il quotidiano del Nord-Est, apre sull'indagine dell'Istat. In Italia sempre meno italiani, in aumento invece la popolazione straniera, 11.000 in più in un anno, toccata quota 5 milioni per la prima volta in quasi un secolo, residenti in forte diminuzione, l'Istat un calo di 130.000 persone dovuto al calo delle nascite, della demografia. E poi a 4, incubo camion, c'è un incidente quasi ogni due giorni, insomma i problemi sulle autostrade non sono soltanto nella nostra regione, come abbiamo visto con l'incidente riportato su tutte le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Adesso andiamo avanti con il nazionale prima di passare al meteo e apriamo lo spazio dello sport. La Gazzetta dello Sport, Italia avanti tutta, su questa fotonotizia, lunedì a Lione si giocherà la partita, la prima partita dell'Italia all'Europeo, quella con il Belgio. Conte pensa una nazionale d'assalto per il debutto e mette le ali El Shaarawy e Candreva per aggredire la fragile difesa dei rivali, provato il duo Pelé Zaza davanti. E poi sotto la testata Pog no, Francia sì, Payet, golazzo e pianto a Parigi, lo juventino invece viene sostituito, la Romania spaventa Deschamps, ma nel finale la Francia riesce a vincere per 2-1. Poi di spalla sono tornati gli hooligan, tifo violento, 15 le gare a rischio, ma a Marsiglia scontri e feriti al grido di dov'è l'ISIS e caccia ai musulmani, paura per Inghilterra-Russia, oggi alle 21. Andiamo avanti, il Corriere dello Sport. Vi sveliamo tutto sul mercato di Marotta per quanto riguarda la Juve, il piano segreto dopo Alves, Berardi e Pjanic, caccia Lukaku in attacco, De Sciglio o Darmian dietro, piace sempre André Gomes. Per quanto riguarda invece il Milan nel taglio alto e Pellegrini, il cileno è la prima scelta dei cinesi, ma la decisione di Berlusconi slitta anche per i problemi di salute. L'ex premier intanto dice: sono sereno e mi affido a Dio e ai medici. Poi troviamo ovviamente la notizia che riguarda gli europei e la partita inaugurale, la Romania KO all'89esimo per 2-1, magia Payet solo alla fine, la Francia va, gli europei al via, faticano i blu, ma poi riescono a vincere grazie al gol della stella del West Ham. Nel taglio basso, sci alpino, Dolomiti in festa, la vittoria di Cortina su il Mondiale 2021. E poi per la Formula 1 in Canada, alle 19 la pole, Vettel prova a volare con il motore evoluto nel Gran Premio di Montreal. Andiamo su Tutto Sport, paginone dedicato agli europei, oggi gratis il tricolore con il giornale, lo era anche con il Corriere dello Sport. Noi siamo la nostra bandiera, così titola Tutto Sport. Poi c'è una notizia che riguarda Pogba, la Juve non teme il Real, eppure Morata. E ancora sì di Eriksen, il Toro stringe idea Chabaloba. Andiamo avanti, invece andiamo a vedere adesso l'Equipe, il principale quotidiano francese, sulla partita di apertura di questo europeo. Payet salva la festa, scrive, titola in apertura l'Equipe con il gol del gioiellino del West Ham, che chiude la partita 2-1 dopo che la Romania ha spaventato e non poco la Francia, portandola sull'1-1, e dunque partita inaugurale difficile per i favoriti di questo europeo, tra i favoriti di questo europeo la Francia. Adesso andiamo ad aprire la pagina dedicata al meteo per vedere che tempo farà nel weekend. Ci colleghiamo con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, che tempo farà in questo fine settimana a te?
Alfredo, diciamo che la nostra penisola continua ad essere interessata dall'arrivo di masse d'aria fresca provenienti dalla Francia, che se da un lato nelle prossime ore favorirà soltanto degli addensamenti, degli annullamenti, localmente anche consistenti sulle zone montuose, nel corso della giornata di domenica invece assisteremo ad un peggioramento. Ma comunque nelle prossime ore non ci saranno particolari problemi, ma è previsto un graduale aumento della nuvolosità a partire dalla tarda mattinata nel corso del pomeriggio, e non si escludono degli addensamenti consistenti sulle zone interne, sulle zone montuose, localmente associati a dei rovesci, che poi occasionalmente potrebbero estendersi nel tardo pomeriggio anche sul settore orientale della nostra regione, però risulteranno più probabili nel tramano. Poi in serata e nottata invece è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità, perché transiterà una perturbazione proprio nella giornata di domenica, che produrrà i suoi effetti in particolar modo nella seconda parte della giornata, con addensamenti consistenti a partire dal settore occidentale, con rovesci diffusi anche a carattere temporalesco. Questi fenomeni poi nel corso del pomeriggio e sera tenderanno ad estendersi su tutto il territorio regionale, interessare anche la fascia costiera, con fenomeni localmente anche di una certa consistenza. Quindi anche questa è una situazione da segnalare. Instabilità che continuerà a manifestarsi ancora nella giornata di lunedì, perché continueranno ad affluire masse d'aria fresca di origine atlantica, e ciò manterranno attive condizioni di instabilità che si manifesteranno soprattutto durante le ore più calde della giornata, durante le ore centrali nel corso del pomeriggio, con formazioni temporalesche lungo tutta la fascia appenninica sulle zone interne e in estensione poi nel pomeriggio verso il settore orientale della nostra regione. Condizioni simili nella giornata di martedì, anche se poi pian piano l'instabilità tenderà ad attenuarsi, perché alla luce dei dati attuali a nostra disposizione è previsto un miglioramento a partire da mercoledì, anche se ancora non è non c'è certezza su quello che accadrà a partire da mercoledì. Potremmo avere anche una rimonta dell'anticiclone africano che potrebbe dar luogo a un deciso aumento delle temperature, però gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici mostrano ancora una certa incertezza in tal senso, quindi è probabile che assisteremo a un deciso aumento delle temperature, però la nostra regione potrebbe non beneficiare della rimonta dell'alta pressione, ma ci potrebbero essere anche degli annuvolamenti favoriti dalla risalita di queste masse d'aria calda di origine nordafricana. Di questa situazione però, Alfredo, ne riparliamo diffusamente nel corso dei prossimi aggiornamenti. A te. Sì, grazie Giovanni. Ovviamente prima di salutarci, come sempre, andiamo a vedere i riferimenti per essere sempre aggiornati sulle condizioni meteo. La pagina di abruzzometeo.org la vedete in questo istante, messa in onda dalla regia di Gianni D'Areo. E poi andiamo avanti con le pagine Facebook, questa è quella di Abruzzo Meteo, e c'è poi la pagina personale di Giovanni De Palma. Grazie Giovanni per essere stato con noi anche questa mattina, ti auguro ovviamente una buona giornata e un buon fine settimana, e ovviamente ti ritroviamo questo pomeriggio a festeggiare il Pescara, immagino, da grande tifoso quale sei. Sì, Alfredo, sicuramente, perché insomma è anche giusto festeggiare con i ragazzi che hanno disputato una straordinaria stagione, quindi penso di esserci, portare tutta la famiglia, perché sarà una bella giornata di festa per tutta la città di Pescara e non solo. Grazie Alfredo, sì. Una buona giornata anche a te e a tutti e telespettatori di TV6. Grazie Giovanni. Allora, prima di chiudere andiamo a vedere qual è il santo che celebra oggi la Chiesa. È San Barnaba, che nacque da giudei della tribù di Levi, rifugiatosi a Cipro quando Pompeo il Grande invase la Palestina. Studiò a Gerusalemme, dove strinse amicizia con due condiscepoli della scuola di Gamaliele, Stefano e Saulo, e poi morì per mano dei giudei attorno al 53, quando venne lapidato. Nel 485 il santo martire apparve ad Antemio, vescovo di Salamina, rivelandogli il luogo della sua sepoltura. Sul suo petto, dice la leggenda, fu trovato un esemplare di Vangelo di San Matteo scritto in ebraico di sua propria mano. Allora chiudiamo questa prima parte di Mattino 6 per il break pubblicitario e poi torniamo nella seconda parte per approfondire le notizie dalla nostra regione. A tra poco.
Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione, ripartiamo dalla pagina Abruzzo del Centro. Tessile in crisi, chiudono le fabbriche volute da Gaspari. Nella Terra d'Oro della Varsinello, dopo la Golden Lady, si è fermato anche il pantalonificio d'Abruzzo e la riconversione non si vede. E poi nel taglio basso ci sono i racconti delle operaie, eppure eravamo brave, i racconti di chi ha dato tutto per il lavoro e la rovina, finiti anche i risparmi. Ovviamente il tessile purtroppo è uno dei settori principali in crisi nella nostra regione, non solo per la concorrenza della manodopera a basso costo dei paesi dell'est e della Cina in particolare, e è chiaro che anche nella nostra regione i riflessi di queste crisi del manifatturiero e del tessile si fanno sentire in maniera pesante. Andiamo avanti sempre con la pagina Abruzzo del Centro, ma cambiamo argomento. Trasporti, Tua si cambia, comincia la rivoluzione nel trasporto pubblico, modificati gli orari di pullman e bus, cancellati rami secchi e sovrapposizioni, interessate 35 linee, sinergia con i treni e alcune variazioni saranno definitive. Intanto ieri riunione all'alba in regione per l'aeroporto verso la legge di finanziamento. Ieri un altro passo a sostegno dell'aeroporto d'Abruzzo, scrive il Centro, è stato deciso di far convalidare la sostenibilità normativa e finanziaria del sostegno pubblico all'aeroporto coerentemente con le linee guida dell'Unione Europea e di elaborare la legge pluriennale 2016-2018 a vantaggio dello scalo, legge che conterrà un finanziamento di 4 milioni per il 2016, di 3 per il 2017 e di altri 3 per il 2018. Salute, i dati sull'Abruzzo, i bambini mangiano male ma vedono meglio di tutti. Stessa notizia che ritroviamo anche sulla città, nella pagina Abruzzo, bimbi abruzzesi obesi e teledipendenti. È la sintesi del rapporto Occhio alla Salute promosso dal Ministero della Salute su 1313 alunni delle scuole. Buona Vista, secondo il rapporto, nella nostra regione solo il 17% dei ragazzi è costretto ad indossare gli occhiali da vista, un dato migliore rispetto alla media nazionale. Restiamo qui sulla pagina Abruzzo della città per questa notizia di cronaca. Aggredisce il controllore della Tua per rapinarlo, nigeriano finisce in manette, notizia che arriva da Montesilvano. L'episodio è avvenuto giovedì pomeriggio su un autobus della linea Pescara-Penne. E poi nel taglio basso, miracolo in A14, tir travolge auto in corsia d'emergenza, va a fuoco, illese 4 persone, i passeggeri dell'automobile sono salvi, erano scesi perché uno dei tre aveva appena accusato un malore, a bordo c'erano dei ragazzi calciatori in erba della Virtus Lanciano Berretti. Andiamo adesso sul Messaggero. Andiamo sempre sulla pagina Abruzzo, una notizia che riprende la promozione in Serie A del Pescara. C'è un altro Abruzzo che non gioca però nella massima serie, lavoro e trasporti, credito e sanità, di quanti oddo avremmo bisogno. La promozione del Pescara, celebrata in tutta la regione, accentua le difficoltà. Il giornale fa menzione di alcuni problemi della nostra regione, ritardi interni, affanni emergenti, classi dirigenti miopi, ecco chi dovrebbe imparare dal mister biancazzurro, insomma, che è diventato un po' un esempio per quanto riguarda la nostra regione. Andiamo avanti con la lettura del giornale, adesso torniamo sul quotidiano Il Centro e andiamo proprio a parlare del Pescara con questo paginone che apre la pagina proprio del capoluogo adriatico. Il Pescara in Serie A, squadra in trionfo a Palazzo di Città ieri mattina, applausi e medaglie agli eroi di Trapani, il sindaco ringrazia ovviamente il tecnico Massimo Oddo e poi tutti i giocatori e lo staff del Pescara Calcio, e noi andiamo a vedere proprio la cerimonia che si è tenuta ieri mattina in comune. Da oggi possiamo dire che Marco Alessandrini è un sindaco di Serie A.
esattamente come la città di Pescara che ha conquistato questo obiettivo appena sfiorato lo scorso anno, una traversa all'ultimo minuto, ma poi un anno di costanza, di impegno e di risultati che ci ha fatto superare anche qualche battuta vuota, i 3 punti in 9 giornate, ed eccoci qui, la Serie A diviene un sogno che si avvera, una grande notte, oggi la festa, il saluto, il tributo delle istituzioni e della città ai nostri eroi del calcio. È fuori discussione che il calcio resti il più formidabile strumento per far conoscere le città, le realtà territoriali, per fare marketing del territorio, e quindi questa è una grande opportunità non solo ovviamente per gli appassionati di calcio, ma anche per tutto il sistema Abruzzo che dalla Serie A può trarre certamente benefici, e le istituzioni lavoreranno in questa direzione. Massimo Oddo ha dormito questa notte, si è reso conto di quello che è riuscito a fare a Pescara, un pescarese che porta il Pescara in Serie A. Dormire, ho dormito poco, siamo andati a cena, abbiamo fatto tardi. Diciamo che ancora non ci si rende conto di quello che si è fatto, probabilmente in questi giorni con tutte queste iniziative che ci saranno ci renderemo conto di quello che di bello abbiamo fatto. Una grande impresa, eppure alla vigilia di questa stagione qualcuno diceva Pescara è arrivato in finale lo scorso anno, quest'anno sarà difficile ripetersi, invece Massimo Oddo è riuscito a ripetere e a riportare il Pescara in finale e a vincere meritatamente questa finalissima. Diceva bene chi pensava questo, perché non è da tutti i giorni fare 2 finali di seguito, soprattutto nell'anno seguente in cui perdi tanti giocatori, ricostruisci tutto da zero con una squadra giovane, composta da talenti ma che dovevano esplodere. Evidentemente questi talenti o futuri talenti sono esplosi, hanno fatto grandi cose, sono riusciti a portare il Pescara in Serie A, però questo è frutto del lavoro del gruppo, di uno staff intero che ho alle mie spalle e dei ragazzi che hanno sempre dato la loro massima disponibilità. Domani si pensa e si guarda al futuro, Massimo Oddo può rassicurare i tifosi, resterà sulla panchina del Pescara il prossimo anno? Ma ripeto quello che ho detto ieri, abbiamo conquistato questa Serie A sul campo e me la tengo stretta, a patto che il Presidente non mi venda tutti, perché... Ma io credo che lui è memore degli errori fatti qualche anno fa, quando ti rendi conto poi che non è, che la Serie A non è la Serie B. Tra i tanti messaggi che hai ricevuto per questa promozione ne vogliamo svelare qualcuno forse particolare o che ti ha fatto più piacere? Ma i messaggi fanno piacere, quelli di tutti. Certamente fanno piacere da tutte quelle persone che si sono sempre fatte sentire in questi tempi, e non so quelli che magari al momento della vittoria ti mandano un complimento. Andiamo avanti, anziane prese a pugni dall'infermiera, giudizio operatrice sanitaria di una casa di riposo del pescarese, 3 ricoverate l'accusano di averle picchiate e insultate. E poi colpo da 400 euro in una tabaccheria sempre a Pescara, a Via del Santuario, il rapinatore aveva il casco in testa e una pistola in pugno. Intanto giovedì 16 riapre la discoteca della Prora dopo la scazzottata e i 12 giorni di stop seguiti proprio alla rissa. Andiamo avanti, la protesta degli autisti di Tua, bus pericolosi verso lo sciopero di 24 ore, Faisa, Cisal e Movimento 5 Stelle denunciano problemi sui mezzi e nelle sedie. Andiamo a vedere proprio il servizio sulla manifestazione di ieri. Sono uno dei firmatari del contratto aziendale. Purtroppo nell'applicazione del contratto, io che ho firmato il contratto, ho riscontrato purtroppo che ci sono dei problemi di applicazione. Il personale è esasperato, la città di Pescara purtroppo stamattina è rimasta a piedi perché il servizio urbano si è fermato quasi nella totalità. Adesso vedremo se la politica e l'azienda è disponibile, altrimenti dovremo andare avanti a continuare a protestare. Abbiamo un'eccedenza di personale nell'amministrativo, per contro la società continua a produrre bandi di selezione per dirigenti, bandi di selezione per interne, per figure amministrative, capi movimento, anche in presenza di un'eccedenza veramente rilevante. Gli amministrativi in esubero devono alzarsi dalla scrivania, essere ricollocati a fare il lavoro utile, servono controlli sui mezzi per l'evasione perché sembra che c'è una grandissima evasione, ebbene gli amministrativi possono essere ricollocati per questi lavori, sembra che in officina
manca un servizio di segreteria. Ebbene, gli amministrativi possono essere ricollocati in officina, non è possibile che tutto carica sul personale viaggiante. Non solo, qui abbiamo problemi seri che minano la sicurezza degli utenti, abbiamo mezzi che escono con le spie rosse accese, le mettitrici a bordo continuano a non funzionare e quindi causano evasione, le palline luminose che dovrebbero indicare quando arriva un pullman non funzionano, c'è un sistema che si chiama road scan che dovrebbe memorizzare 15 secondi prima e 15 secondi dopo l'impatto, anche per una tutela legale dell'utente. Ebbene, il 40% di questi sistemi non funzionano. La politica si deve muovere, la politica deve entrare in queste strutture a risolvere i problemi, non a stare dietro a una poltrona, a dire che la tua si è fatta e va tutto bene. Non va tutto bene, questa è la realtà. Andiamo avanti ancora ai temi del lavoro. Attiva, gli operatori in lotta si dividono, la protesta si fa in due, Pescara Attiva conserva il presidio davanti al comune, gli interinali senza gloria invece si affidano ai giudici. Andiamo avanti. Casa di accoglienza per i papà feriti dalle separazioni, la struttura della Caritas in Via Sacco aprirà domani, ospiterà uomini in difficoltà economiche e psicologiche. E poi folla commossa per l'ultimo saluto a Lucio Candeloro. Andiamo ancora avanti. Ironman, niente macchina per chi abita in zona gare. Auto da spostare prima che domani scattino i divieti nelle vie delle competizioni. Multe e rimozioni assicurate per chi parcheggerà nelle aree vietate. La città, insomma, in questi giorni tra la festa del Pescara e l'Ironman ha qualche problema di viabilità, ma insomma sono manifestazioni importanti, sportive importanti, e dunque bisogna sopportare anche qualche sacrificio. Marconi, progettato un pastificio virtuale nel Taglio Alto, e poi il litorale di nuovo pulito, mare, il comune accorcia i divieti, via Lemuzzi torna balneabile, restano off limits via Balilla e via Galilei. Questo a centropagina nel Taglio Basso, al Flaiano nel segno di Morena, martedì 14 lo spettacolo Vorrei, ma non c'è fiaba senza Bosco, in scena i ragazzi della scuola di recitazione Melt Academy. Andiamo sulla pagina di Francavilla dell'area metropolitana. Luciani ringrazia tutti. Oggi ci sarà la proclamazione, ieri serata di festeggiamenti in piazza Sant'Alfonso con i nuovi consiglieri eletti e l'invito a Crozza, che ha ironizzato sulla città: vieni a conoscere Francavilla. Il comico genovese, imitando Renzi, ha citato Francavilla al Mare come uno dei comuni dove il PD ha vinto a primo turno, eleggendo il sindaco, e poi ha scherzato dicendo, mettendo in bocca a Renzi il fatto che non conoscesse affatto la città di Francavilla al Mare e di non essere mai stato in questa città rivierasca. Il sindaco dunque insomma, ha scherzato anche su questo. Andiamo nel Taglio Basso, Francavilla celebra Sant'Antonio, tre giorni di festa con musica, banda e cabaret, lunedì benedizione dei neonati, a San Giovanni Teatino calma piatta in municipio dopo il voto del 5 giugno che ha confermato il sindaco uscente Luciano Marinucci. Andiamo nella pagina di Montesilvano, all'ex colonia Stella Maris c'è il progetto di riqualificazione in ballo, belle arti alla Stella Maris, centro di alta formazione. La direttrice dell'Accademia Romana Tiziana D'Achille rilancia l'idea sostenuta dalla Giunta Maragno, che vuole fare della città un polo nazionale della cultura. E poi ci sono i controlli dell'ARTA, Fosso Mazzocco, nella norma i test straordinari. Nel Taglio Basso premiate le pallavoliste e le ballerine, in municipio le atlete di fuoriclasse promosse in Cile, ragazze di Spazio Danza. Andiamo avanti nella pagina dell'area metropolitana, Cappelle piange il suo Matteo, domani i funerali, l'addio al 19enne nella chiesa di Santa Maria Lauretana, scusate, da ieri a Casa Piovani un mesto via vai di amici e docenti. Poi Spoltore, ritrovata un'anziana scomparsa, una donna di 84 anni che si era allontanata volontariamente dalla casa di cura De Cesaris di Spoltore. A centropagina, botta il controllore sul bus della Tua, è stato arrestato un nigeriano di 28 anni, notizie che abbiamo già visto in precedenza sulla città. Nel Taglio Basso i Corvinos tornano a suonare insieme dopo mezzo secolo. Andiamo ancora avanti, a 60 anni dalla tragedia di Marcinelle, l'omaggio di Astrid ai morti abruzzesi,
La principessa del Belgio, sorella di Re Filippo, sarà in Abruzzo il 1 di agosto per aprire le celebrazioni in ricordo dei 262 minatori, tantissimi dei quali della Val Pescara. Le commemorazioni dal 1 al 4 agosto con vigne e note nei paesi colpiti dalla tragedia. Penne, rassicurazioni della nuova azienda, la Levigas conserverà il legame con il territorio. A Letto Manopello, campagna per il senso civico, scolari in piazza e poi al via i lavori per rendere sicuro il liceo Mario dei Fiori di Penne. Adesso ci spostiamo sul Messaggero, andiamo a vedere la pagina di Chieti del Messaggero. Caso di Pietro, l'inchiesta della Procura, l'ipotesi di reato e abuso d'ufficio a carico di ignoti per la nomina del direttore amministrativo della ASL. Anche la Corte dei Conti ha chiesto chiarimenti, il manager Flacco ha già firmato la risposta. Dopo le denunce presentate dal consigliere Monofebbo, primi passi della magistratura. E poi il Ciapi, travolto dai pignoramenti e dimenticato dalla Regione. Gli ultimi pignoramenti ammontano a circa 100.000 euro, portando il totale a 800.000. Ad agire per cercare di recuperare soldi sono soprattutto gli ex dipendenti che non si sono visti pagare il trattamento di fine rapporto. Ancora a caso Victor, la Cassazione conferma la sentenza e la confisca degli animali. La condanna del circo fu emessa dal Tribunale di Chieti, esulta la LAV, l'Associazione Antivivisezione. Poi, notturna di Chieti, 600 i partecipanti all'evento, per la gara arrivano atleti pure dall'Australia, si passerà vicino ai tempietti e alla Civitella. Andiamo sulla pagina di Lancianova Stortona, tir travolge un'auto e prende fuoco, sfiorata la tragedia, spaventoso incidente sulla A14, salvi tre giovani di Casoli, anche il camionista pugliese riesce a sfuggire alle fiamme dovute all'incendio del mezzo pesante. È stato chiuso il tratto di autostrada, ci sono stati anche disagi alla circolazione tra Vasto Nord e Vasto Sud. Poi a Lanciano, auto rubate in concessionaria, due arrestati per ricettazione. Ancora cartella clinica falsificata, in quattro nei guai. A Lanciano, medici e infermieri verso il processo per il caso di una donna ortonese morta in ospedale. Un'altra notizia da Ortona, iniziativa dell'ANFAS, avvia il progetto per 15 ragazzi con disabilità. Andiamo adesso ad aprire lo spazio della pagina dell'Aquila. Castello, i lavori partono ad ottobre, un primo passo importante per riportare all'antico splendore uno dei gioielli del centro storico, maxi commessa pubblica da 33 milioni di euro che diventeranno 24 per effetto della gara a ribasso, la ricostruzione diventerà definitiva e sarà completata in 6 anni, ma dopo 630 giorni il forte sarà di nuovo aperto al pubblico. Poi Corte d'Appello, Ground Zero, ordinato il dissequestro dell'area, si accelerano i tempi per la definizione del Ground Zero della Casa dello Studente, dove sono morti 8 giovani studenti universitari. Infatti la Corte d'Appello dell'Aquila ha firmato il nulla osta per il dissequestro dell'area. Palazzo Fibbioni, bollette non pagate, apposti sigilli al contatore del gas, lo storico edificio ospita gli uffici del Comune, all'orizzonte un contenzioso con i proprietari. Nel taglio basso aveva picchiato la madre, è stato arrestato, le aveva distrutto anche il cellulare per impedirle di chiamare aiuto, la donna è fuggita a casa di parenti. Poi la curiosità, sesso in strada, le foto finiscono su Facebook, questa è la curiosità che arriva dall'Aquila. Poi Save Gran Sasso boccia seccamente il distretto turistico, il comitato referendario stronca l'organismo, nessuna novità, si fa il contrario di quanto già detto da Ocse, Cresa e Barca. No al nuovo marchio Living, non è stato neanche registrato il dominio su internet. Di spalla, ma anche il personale, ferie a rischio nella sanità e poi la presentazione di D'Alfonso che benedice Navarra quale presidente del Parco Gran Sasso e Monti della Laga. Vedremo più avanti anche la conferenza nella quale è stato presentato Navarra che parla del master plan per Teramo quando andremo sulla città. Poi variante sud in vista un progetto meno invasivo ma più condiviso e ancora Capitan Fede live meteo permettendo.
Avezzano sul Mona, cocaina, arrestato Fusarelli, commerciante di 40 anni, conosciutissimo in tutta la Marsica, coinvolto in un blitz antidroga, è stato un ex corteggiatore della trasmissione televisiva Uomini e Donne, condotta da Maria De Filippi. Posta su Facebook, chiedo scusa a tutti coloro che mi sono vicini, trovato con 30 grammi di cocaina. Poi a Sulmona, niente raggi all'ospedale, macchinari nuovi in cantina. Da Avezzano, rapinò a sprangate un magrebino, è stato magrebino assolto, scusate. Scendiamo nel taglio basso, mazzette dai malati, scarcerato Liberti, il neurochirurgo di Prato La Peligna era stato coinvolto nell'inchiesta sull'ospedale di Salerno. Poi fuga di gas, bloccata la statale a Sulmona, ancora condannato per truffa a una società di leasing a Sulmona, ancora ballottaggio, prove tecniche di PDN con l'alleanza di Di Masci con Forza Italia. Andiamo adesso sulla città, il quotidiano della provincia, della provincia di Teramo. Andiamo a vedere anche qualche notizia dall'interno del giornale. E come annunciato prima, parliamo del Masterplan Teramo, mai stata così forte in regione. Il governatore D'Alfonso maramaldeggia, adesso tanti fondi e nomine in città nonostante lo scarso peso politico. Pax d'Alfonsiana, il governatore illustra il Masterplan e presenta l'avvocato Navarra, presidente del Parco Nazionale Gran Sasso, appena nominato. Nel taglio basso, conti e numeri, il Masterplan continua a lievitare un mese dopo l'incontro con Renzi. Il 17 maggio per l'Abruzzo erano disponibili 1,5 miliardi, ieri sono stati annunciati 740 milioni solo per Teramo, circa la metà dell'importo totale. Adesso siamo alla Team, ha fatto ricorso al TAR contro il Comune, la società pretende 1,3 milioni di euro negati nel documento di programmazione finanziaria, il Movimento 5 Stelle incalza, vediamo il servizio. La Teramo Ambiente fa causa al Comune di Teramo con i soldi dei cittadini, questa è la denuncia che oggi arriva dal Movimento 5 Stelle di Teramo. Esatto, la situazione ha veramente dell'assurdo, in quanto la Teramo Ambiente, con i soldi delle consulenze che noi paghiamo all'interno della tassa sui rifiuti, ha fatto causa al Comune di Teramo per vedersi riconosciuti ulteriori 1,3 milioni di euro che dovranno essere pagati in caso di vittoria sempre dagli stessi cittadini teramani. Quindi ovviamente oltre al danno la beffa. Questo è un problema veramente grave, in quanto si aprono due scenari. Da una parte o il Consiglio Comunale ha adottato un atto in piena violazione di legge e quindi tutti i consiglieri che hanno votato a favore se ne assumeranno la responsabilità, oppure il sindaco Brucchi non ha la capacità né il potere né l'autorità di bloccare un tale sperpero di denaro pubblico e ovviamente non ha il potere di influire minimamente all'interno della TEAM. Intanto ad oggi comunque i cittadini teramani hanno già pagato le bollette relative al 2016? Ovviamente i cittadini hanno già pagato più della metà dell'importo e se questo 1,3 milioni dovesse venire accolto ci sarà ovviamente un ricalcolo, ma la cosa assurda è che la Teramo Ambiente ha chiesto la sospensiva di questi atti e vedremo come andrà a finire, perché si potrebbero aprire degli scenari veramente gravi e pesanti. Andiamo in Val Vibrata adesso, cronaca, sesso con una minore disabile arrestati, due vibratiani finiscono i domiciliari con l'accusa di violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico. La scoperta, il padre della 17enne la sorpresa mentre inviava delle foto erotiche ai due arrestati attraverso il telefono cellulare. Andiamo avanti con la lettura del giornale e andiamo sulla pagina di Roseto. Roseto al ballottaggio, Pavone fa la sua proposta alla Ciancaione, il sindaco uscente in contro la sconfitta per cercare un accordo in vista della sfida contro Di Girolamo, candidato del Partito Democratico. Intanto riprende il tour elettorale dei due candidati a sindaco, nel giornale ci sono tutti gli appuntamenti. Adesso torniamo allo sport dopo l'ampia pagina iniziale dedicata alla festa del Pescara in comune, perché ieri sera c'è stata la festa anche allo stabilimento Alcione con la squadra
e alcune personalità di Pescara che si sono ritrovate per una cena di festeggiamento. Il centro propone diverse pagine sulla vittoria del Pescara, insomma, analizzando un po' i personaggi. Questo è Massimo Oddo, e poi c'è il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, il presidente più vincente, vita privata, curiosità e segreti dell'uomo che riesce a coniugare conti in ordine e successi. Moggi, un grande amico, dice Sebastiani. Sebastiani che è stato ieri ospite della trasmissione Replay proprio dal Lido Alcione di Pescara, dove c'era la festa, trasmissione Replay condotta da Enrico Rocchi. Andiamo a sentire un estratto dell'intervista. Sicuramente la vittoria poi cancella tutte le cose brutte che sono successe, anche se quest'anno onestamente non ne sono successe tante, e se non quel periodo un po' particolare per la squadra. Però per il resto penso che siamo andati abbastanza bene, siamo partiti bene, abbiamo allestito una squadra secondo me importante, e devo ringraziare per questo i due direttori, sia Giorgio Repetto che Giuseppe Pavone. E poi questa squadra ha dato veramente tutto quello che poteva dare per arrivare a un risultato importante, ci hanno creduto dall'inizio tutti, e questo è il giusto risultato per un gruppo che ha fatto veramente molto molto bene. Ecco, qual è il sentimento che prevale all'indomani di una promozione? Ovviamente la soddisfazione, la gioia per aver riportato il Pescara in Serie A, la recriminazione, non so, di aver commesso degli errori in passato, di non rifarli più, oppure l'amarezza per qualcosa che l'ha disturbata durante, non per fare polemica, perché l'ha disturbata negli ultimi anni? No, beh, purtroppo si vive anche con le esperienze, no? E noi di errori ne abbiamo fatti in passato, e la speranza è quella di non ricaderci, di non rifarne, perché è chiaro che è evidente che lo scotto del noviziato si paga. Noi siamo entrati nel calcio che non avevamo nessun tipo di esperienza, non conoscevamo l'ambiente, non conoscevamo il mondo del calcio, i procuratori, tutto quello che ci gira intorno. I giocatori li devi individuare, ma devi avere i rapporti per poterli portare. Mi riferisco al caso di Lapadula, che chiaramente, se non fosse stato gestito dall'entourage di Alessandro Moggi, che è un mio carissimo amico e lo ringrazio pubblicamente, non sarebbe mai venuto a Pescara. Ed ecco perché io dico che questa vittoria è figlia del gruppo, del lavoro di tutti quanti che noi abbiamo fatto insieme dall'inizio del campionato ad oggi. Andiamo avanti, ancora Pescara. Campagnaro felice di restare a Pescara, il talismano biancazzurro con il Delfino anche in A. E poi vi ricordo stasera la passerella con il Pullman scoperto a partire dalle 18, festa in centro a Pescara. Il mercato, il Bologna su Memusciai, De Longo e Biraghi, Verre potrebbe essere una delle chiavi per la Padula al Napoli. Ovviamente iniziano le voci di mercato. Andiamo rapidamente avanti per trovare la notizia che riguarda il Lanciano. Dopo la retrocessione, ripartire alla grande o basso profilo, Maio prende tempo, la dirigenza, eravamo convinti di poterci salvare in B, bisogna capire se abbiamo forza e voglia per fare bene. Andiamo ad sentire la conferenza stampa dei Maio. Noi siamo qui per dirvi che ci prendiamo tutte le responsabilità del caso, abbiamo conquistato più di 200 punti credo in Serie B in questi anni, ne abbiamo persi 4, e per colpa di questi 4 purtroppo perdiamo la categoria. Ogni volta che c'è stato da fare qualcosa, dai 7 punti di penalizzazione abbiamo fatto tutto quello che potevamo per recuperarne, e ne abbiamo recuperati contro il mondo, ne abbiamo recuperati 3, perché sapevamo quali erano le nostre colpe e dove erano i nostri demeriti, e oltre quello non volevamo pagare, e per fortuna la giustizia sportiva ci ha dato ragione. Bisogna trovare la forza, no? Bisogna trovare la forza di capire. Io credo che dopo 8 anni abbiamo, credo, il diritto di riflettere, di parlare con le nostre rispettive famiglie, perché questa squadra ci ha dato tanto, ma ci ha tolto di più a livello, sotto tutti i punti di vista. Bisogna, come hai detto tu Henry, metabolizzare, perché si parla di programmazione, ma le programmazioni l'abbiamo fatta in una certa categoria, e quindi bisogna capire tante cose, perché se si deve ripartire si deve capire anche come si riparte.
In che maniera si riparte? Adesso i miei sentimenti sono due. Uno è quello di ripartire forte, subito, per tornarci subito. L'altro è quello di mandare tutti a cagare. Quindi devo trovare la sfumatura giusta insieme a loro, insieme a Valentina, insieme a mia moglie, insieme ai miei figli, insieme a mio padre, insieme a mia mamma. Perché ce ne siamo prese tante e dobbiamo capire, senza dare la colpa a nessuno, perché non è colpa di nessuno, è soltanto questioni personali. Capire quello che vogliamo fare, perché ha delle responsabilità grandi, ci sono degli impegni presi, ci sono degli impegni morali e lavorativi presi con le persone che lavorano qua dentro. Ultima notizia che riguarda il Teramo, si profila un cambio di location per il ritiro estivo, la squadra di Lamberto Zauli dovrebbe lavorare un paio di settimane a Castel di Sangro e non a Rivisondoli. E noi chiudiamo con questa notizia la rassegna stampa, Mattino 6 torna lunedì alle ore 7, grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana.